Qualcuno sta turbato, qualcuno sta con angoscia, non sta sereno, non sta tranquillo. Se sei proprio tu, stasera Dio ti vuole incoraggiare. Non è l'allegrezza del mondo, fratelli, non è la gioia del mondo. Il mondo non dà la gioia, ma qua stiamo parlando di una consolazione divina, nello spirito, nell'anima, nella mente. Date retta a quelli che vogliono fare sfavaldi, che vogliono fare giochi da leone e poi stanno come i conigli pieni di paura, vogliono far vedere una festa che fanno, vedete? Fanno festa di qualcosa che è venuto, di compleanno, di altri, e vogliono manifestare la loro falsa gioia, la loro falsa sicurezza, e vogliono espandere il mondo. Oggi, ancora di più con questi tempi, il diavolo vuole far dimenticare che noi dobbiamo stare bene sempre ed eternamente. Perché, fratelli, soprattutto quando è l'estate, soprattutto quando ci sono i mondiali, soprattutto quando ci sono le distrazioni, il diavolo, ecco, vuole cercare di far togliere i turbamenti, le paure con le distrazioni di questo mondo. Lui vuole assolutamente trovare la vera soluzione. Cioè il diavolo con i surrogati di questo mondo, di questa vita, vuole non farci pensare che abbiamo bisogno veramente di essere tolto tutti i turbamenti, perché una persona finché non ha incontrato Gesù, e finché non hai incontrato l'amore di Dio, tu puoi avere tutte le tue scamataggi, tutte le tue feste, tu puoi fare tutti i luoghi dove vuoi andare tu puoi fare tutte le cose che vuoi, ma nel tuo cuore ci sarà sempre angoscia e turbamento. Perché, fratelli, il turbamento mai, dice il mondo, vi dà tribolazione. Il turbamento uno solo lo toglie ed è Gesù. Il vostro cuore non sia turbato. Sorella, Gesù ti sta dicendo, il tuo cuore non sia turbato. Non essere turbato in alcuna maniera, ma rimani con la benedizione di Dio e stasera ascolta. E ascolta ciò che Gesù ci vuole dire e non ti far distrarre da cose palliative, da vere cose, ecco, che non devono essere assolutamente così trascurate. Gesù vuole incoraggiare dicendo nella casa di mio padre. Alleluia. Guardate, la cosa che noi possiamo toglierci subito il turbamento. Diciamo sta tutte le cose che possiamo dire, che il mondo è turbato dal futuro, il mondo è turbato dalla morte, il mondo è turbato dalla preoccupazione, perché dalle brutte notizie. Guardate, il turbamento non è una questione di dire io non vivo, diciamo, sempre felice, io vivo sempre con la tranquillità. Non è vero, guardate, anche noi cristiani dobbiamo dire, no? Che basta una piccola notizia, un piccolo discrezio, un piccolo lite, un qualcosa, è una preoccupazione, una malattia, una cosa che già ci porta. Perché qui al contesto, se voi vedete capitolo 13, ecco perché Gesù nel capitolo 14 dice, ehi, lo so che sei turbato, perché ho detto, sta il traditore, ho detto il rinnegatore, io me ne andrò e voi vi dovete santificare. Cioè le notizie che stava dando Gesù aveva appesantito un po' i discepoli, dice, ma io ce la farò allora, sarò io il traditore, verrò me. Non lo so, sorella, con tutta onestà, fratello, anche tu te li fai questi problemi o anche queste paure? Penso di sì, no? E a volte pensi, dici, ma io che faccio? Rinnegherò la fede, sarò fedele al piano di Dio, continuerò, io andrò avanti. Perché, fratelli, sorelle, in tutta onestà, il diavolo ci colpisce, no? Con dei brutti pensieri, e
e ci mette delle paure. È vero o no? Alleluia. È vero o no? Dobbiamo essere sinceri, che a volte ci vengono dei pensieri negativi, a volte ci vengono le paure, le ansie. Va bene? E Gesù lo sa. Alleluia. Se lo sapevano dei discepoli che stavano attaccati a lui, vicino a lui, dormivano con lui, mangiavano con le vele. C'è qualcuno che dice sì. Alleluia. Vero? C'è qualche altro? Vero? Ci facciamo questi problemi. Ma Gesù ti sta rispondendo stasera, vero? E ti sta rispondendo e ti sta dicendo il tuo cuore, ok? Il tuo cuore non sia turbato, hai un padre. Fratello, non stiamo parlando di tuo cuore sia turbato perché hai i soldi. Non stiamo parlando di tuo cuore sia turbato perché hai la famiglia. Non siamo a dirti non essere preoccupato perché hai i mezzi, hai la salute, tu no. Qua Gesù, e anche tu ti puoi togliere ogni dubbio, Gesù sta dicendo c'è un padre, alleluia al padre, alleluia. Fratelli, il padre, è tuo padre Gesù, è tuo padre Dio, perché dice che chi ha accettato Gesù automaticamente diventa figlio di Dio e quindi... Gesù ha detto che ci ha dato uno spirito che ci fa gridare Abba Padre, ci toglie lo spirito di schiavitù, ci toglie lo spirito di estraneità e ci mette uno spirito che ci fa gridare Abba Padre. Alleluia. E quello che tu devi capire è che se tu non hai lo Spirito Santo in te, la presenza dello Spirito di Dio, tu non puoi avere la certezza. Se ti senti estraneo a Dio, hai bisogno di ricevere lo spirito della verità in te. Se ti senti ancora lontano, se non ti senti certo, se non ti senti quella sicurezza. Perché, fratelli, quando uno ha un padre come Dio, si sente sicuro. Quando uno ha un padre come Dio, si sente che Dio provvederà. Perché, fratelli, la parola padre non è giusto per Dio. E Gesù ha detto, non siate in ansietà sollecita della vostra vita, di ciò che mangerete, di ciò che berrete, per il futuro, quelli, cercano il Padre Celeste sa le cose di cui voi avete bisogno. E qui Gesù sta parlando, quando pregate, dite, Padre nostro, che sei in cielo. A te Gesù non ha presentato Dio così, a prima figura, la prima volta, in maniera diretta, nel Testamento, non tanto esaltata la figura come padre Dio, ma come il Shaddai, Yahweh Ruin, Yahweh Yahfa, Yahweh Nisdei, Yahweh Jireh, e tante cose. Ma Gesù ha detto, quando pregate, dite Padre nostro, alleluia. A tutti quelli che l'hanno creduto, ha dato il diritto di essere figli di Dio e ci dà uno spirito non di estraneità. Hai anche uno spirito di schiavitù se non ti senti Dio come padre. Stai sballottando a destra e a sinistra, non hai lo spirito d'adozione. Perché dice: noi abbiamo ottenuto lo spirito d'adozione. E se non l'ho ottenuto, stasera voglio lo spirito di adozione. Perché io mi voglio sentire figlio, mi voglio sentire dalla famiglia e voglio dire che io ho un padre nel cielo, ho un padre che mi provvede, mi libera, io so che devo mettere i pesi e le ansietà a lui, io so che lui provvederà, io so che lui mi benedirà, io so che lui mi porterà, io so che lui è un padre ricco, io so che ha la sostanza che guarda. Padre vuol dire provveditore che nutre, che provvede, che protegge, che crea, che donatore di vita, donatore di benedizione, Padre stiamo parlando, alleluia. Ecco perché Gesù ha detto, chiamate e prima diventate figli. Oh, dai gloria al Padre, benedici il Padre. Dovresti saltare da dove stai, sopra il tuo letto, sopra la tua sedia, anziché rimanere indifferente, perché non dai gloria al Padre, che hai un Padre. Oh, e possiamo chiamarlo papalino nostro e hai un padre, alleluia. Gloria al Signore, che padre meraviglioso, ti puoi rivolgere, puoi piangere con il padre, ti puoi sfogare con il padre,
Andate al Padre, ha detto Gesù. Qualsiasi cosa di cui avete bisogno, c'è un Padre nel cielo. Non vi lascio orfani. Non vi lascio, lo Spirito Santo vi farà gridare per mezzo mio al Padre. Fratelli, non è noi. Noi con la nostra mente, Dio si è rivelato a noi per mezzo dello Spirito. Fratelli, non è una rivelazione umana, è Dio che ti fa sentire che tu sei figlio, Spirito di Dio. E stasera non ti sentire strano. Tuo Padre ti vuole benedire perché Paolo nelle lettere ha detto io piego le mie ginocchia davanti al Padre. Che prende nome le famiglie del cielo e le famiglie della terra davanti al quale tutti tremano, anche i demoni, alleluia. Dai gloria al Padre. È stato grande l'amore del Padre a farci chiamare figli suoi. Piegati al Padre, provvedi al Padre, metti fede nel Padre. Il Padre è tutto. Il Padre, dice Gesù, è maggiore di tutti e che stia alla mano del Padre non avrà timore. Hai un Padre, non essere turbato. I tuoi bisogni, il Padre può provvedere a tutto. Ha detto Gesù, voi non ottenete perché non domandate, volete capire che chiedete nel mio nome e voi avete. Ecco perché dici, ma perché siete turbati? Come se per la tua forza ci devi riuscire, come se la tua capacità ti devi riuscire. Ma fino adesso è andata avanti perché per la tua capacità o perché il Padre ti ha aiutato, perché il Padre ti ha soccorso, perché il Padre ti ha sostenuto, perché il Padre ti ha benedetto. Perché sei andata avanti? Alleluia. Tu sei andata avanti grazie al Padre, di grazie, Padre mio. E siamo andati avanti, grazie, ringrazio il Padre Celeste. Non vuoi essere turbato, sei turbamento. Stasera Dio ti vuole consolare, Gesù, dicendo il Padre. Ma qua dice, a morte di morte, mio Padre. Se no ve l'avrei detto, da prepararvi e nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Alleluia! Gloria a Dio. Ma io pensavo, devo aver paura, senti. Gloria a Dio, Dio ti vuole incoraggiare. A togliti un timore. Il nostro Padre, mi stai capendo? Ha le dimore. Come a dire che non ti lascio spiazzato senza sicurezza. Che cos'è la dimora? Qui noi possiamo dire che già quando entri nella tua casa ti senti al sicuro, ti senti protetto, ti senti nella dimora, anche se le dimore umane no, danno la garanzia al 100%. Di essere sicuri, ci sono sempre intrusi, ci sono sempre pericoli in ogni situazione, anche in casa. Sempre. È la sicurezza. Ma là ti sta dicendo Gesù, e quando tu vedi e leggi la nuova Gerusalemme Celeste, vedi il muro è di 70 centimetri attorno, che non ha bisogno di protezione in quanto. La superficie della nuova Gerusalemme Celeste sono quasi 2000 km d'altezza, è un cubo, 2000 km di profondità, 2000 km di larghezza, 2000 km. E il muro attorno dice che è di 70 centimetri, perché si misura in cubiti e il calcolo facendo secondo un cubito, e tu lo moltiplichi, lo vedi, lo puoi fare anche tu, vedi 70, come a dire. La città non ha bisogno di muro perché siamo sicuri. Qui non c'è nulla di sicuro. Nel mondo non c'è nulla di sicuro. Nella tua vita non c'è nulla di sicuro. Tu ti alzi mattina e cosa vuol cambiare? Una notizia di cosa ha fatto cambiare? Una situazione cambia. Le difficoltà, alleluia. Vedevamo Marianna, messo TikTok, una conoscevamo, sapevamo che era morta. L'insicurezza umana, questa si è svegliata, diciamo, si doveva svegliare la mattina, non si è svegliata più, la vita terrena, ma Gesù sta dicendo: non vi preoccupate, che è la casa del Padre mio,
la sistemazione, io vi darò una sistemazione eterna, vi asciugherò ogni lacrima e io vi guiderò, vi proteggerò, vi benedirò e nulla di impuro entrerà, nulla di immondo, ci sarà sicurezza, gloria, benedizione, ci sarà tutto, non vi mancherà nulla. Perché nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, c'è affetto, c'è unione, c'è collaborazione, c'è benedizione. Con Dio puoi stare al sicuro. Alleluia. Ecco perché devi essere consolato. Gesù sta dicendo al nostro cuore, non c'è cosa, me ne vado, ma dove te ne vai Gesù? Che cosa? Io vi dico che chi sta, uno di voi mi tradirà, io vi dico che tu non mi rinnegherai, io ti dico che mi rinnegherai, oh Gesù! Questa insicurezza, quando i pensieri ci vengono, perché i veri cristiani si preoccupano di voler essere fedeli a Dio, voglio onorare il Signore, se sei un vero cristiano. Ma Gesù ti sta dicendo, io ti aiuterò, ti sosterrò, poi mio Padre ti aiuterà e tu avrai la sicurezza, perché chi è nella mano di mio Padre non può essere rapito. Perché la mano di mio padre è maggiore di tutto, alleluia, un padre nella cui mano e nella cui sistemazione saremo per sempre. Sorella, togliti il turbamento, sorella, togliti quella insicurezza, togliti quella paura, togliti quell'afflizione. Ma riposa nelle promesse di Dio, nell'onnipotenza del Signore, riposa in Dio che ti sta parlando a dire: abbi fede in me, abbi fede in mio Padre, abbi fede nelle mie promesse, abbi fede in quello che dico, perché chi crede in Gesù non sarà né deluso né svergognato, quindi puoi credere nel Signore, non essere turbato, e qualsiasi tempesta può capitare in questo mondo, ma non essere turbato, perché Gesù non ti lascerà, non ti abbandonerà quando disse passiamo all'altra riva e questi gridarono. Quando vide la tempesta e la nave, la barca stava affondando, disse Gesù: non ti curi di noi. E Gesù sgridò il vento, ci fu bonaccia, arrivarono all'altra riva. E Gesù ha detto: ma come non avete ancora fede in me? Come mai? Ma dov'è la vostra fede? Alleluia. Sorella, dov'è la tua fede, fratello? Stiamo parlando che Gesù sta dicendo: abbiate fede in Dio, abbiate fede in me. Sì, non ti tradisce Gesù, anche se il diavolo ti sta mettendo per brutti pensieri. Sì, Gesù non ti lascia, non ti dà in balia degli uomini, delle persone, del nemico. Lui ha il controllo, sì, perché dice è stato costituito padrone del cielo e della terra. Perché tu mi hai detto, ma come possiamo sapere dove vai in sicurezza? E Gesù gli ha risposto, sì che gli ha risposto, io sono la via, io sono la verità, ma bellissimo, già questo, e io sono la via, la verità e la vita. Stai con me, io ti sto seguendo, sono la via. Stai con me, io ti sto dicendo la verità. Stai con me, non avrai la morte, avrai la vita. Vedete, il problema è Gesù sta guidando la tua vita. Vedete, prendi forza, sorella. Se hai fede, prendi forza. Chi ha fede prende forza, rinnova le forze. Sta dando forza, vedi? Dio dà forza, lo dice il Signore. E questo devi fare stasera. Se Dio ti sta parlando di questo, vuol dire, sorella, che si ha bisogno di forza. E Gesù è la tua via, è la nostra via. Fratelli, il mondo è pieno di menzogne. Il diavolo è bugiardo fin dal principio, è del padre della menzogna. Fratelli, il mondo, gli uomini, le persone, ma che, come si fa ancora a fidarsi? Fratelli, il mondo si fida ancora di chi? Ma tu sei proprio, a volte è strano, vai agli uomini a confidare le persone, i parenti, ti succede una cosa, si cambia per Dio, non so. E dicevo l'altro giorno, parlando con un fratello, ma quando mai ci possiamo fidare più di parenti, di altri? Quando abbiamo una ancora sicura e la nave, la vita, l'esistenza, accresci la fede, va bene? E l'ancora è Cristo. Io sono la via, la verità è la vita. Ricordo, tu senza Cristo non stai nella verità. Tu senza Cristo, stai in un destino cieco, senza la via di Cristo. Un destino a morte, un destino di distruzione. Non è la guida di Dio. Finché io, dice Gesù, sarò la tua via, non ti preoccupare,
La via è una via di abbondanza, di forza e di vittoria. Finché io sarò, alleluia. La tua via, e finché sarò la tua vita, io ti porterò vita e tu starai nella verità. Perché il mondo dice menzogne, le persone dice menzogne, alleluia. Le persone ti vogliono sviare, ti vogliono fare del male, ti vogliono maledire. Il mondo, il diavolo ti vuole maledire, ma come fai ancora a fidarti? Come fai ancora a fidarti di questo mondo, dalle persone? Come mai non vai ancora a Gesù? Come mai non ti fidi della parola di Gesù? Come mai? Alleluia, Signore, abbi pietà di noi e aiutaci a fidarci ogni giorno di te. Ma tu ti fidi della tua via, della tua sapienza? Alleluia. Come fai ad avere questa fiducia? Dice Dio: non vi fidate del vostro discernimento. Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Pratica la verità e pratica la giustizia e tu abiterai il paese, abbondanza di benedizione verrà, l'Eterno il mio pastore e nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in verdeggianti pascoli, egli mi guida verso le acque calme, mi ristora l'anima e stai con Gesù e fidati di Gesù e vai a Gesù e fatti guidare di Gesù e fidati del Signore. Alleluia. Il mondo è malvagio, pieno di invidia, pieno di gelosia. Ma capisci che tu non ti puoi fidare? Gesù ha detto: io sono la, non una, la verità, la via. Non esiste. Le verità, una verità è Gesù, non esiste le vie, una via è Gesù, non esiste la vita è Gesù. Se non è Gesù stai vivendo la morte, se non è Gesù stai vivendo angoscia, turbamento, sembra uno splendido fuoco, ma dentro sono pieni di ossa, di morte e di putrefazione. Vero sorella, pieni di ossa, di morte e di putrefazione. Il mondo vive nella vanità, il mondo vive nell'illusione. Non sta aspettando i cambiamenti dei politici, cambiamenti a destra e a sinistra, ma tu non potrai mai essere deluso da Gesù, dal Padre, dal mondo sì, a tutto il cuore. Avrai trauma senza Gesù, avrai difficoltà, avrai esaurimento perché non prendi forza con Gesù. Dentro sono tutti turbati senza Cristo. Gesù ha detto: sembrano splendidi di fuori, ma dentro sono pieni di ossa, di morte e di putrefazione. Alleluia. La bellezza esteriore, la vanità esteriore, quello che tu vedi alle persone, la vanità, la bellezza, la perfezione della loro apparenza fisica, ma dentro c'è la morte. Alleluia. C'è la morte. No? Nella pentola, com'è? Temi dire, Eliseo, uomo di Dio, c'è la morte dentro. Cosa c'è? Nel mondo c'è la morte, vero? Fratelli, non è inutile. E solo in Gesù prendi la vita, solo in Gesù prendi la benedizione, solo in Gesù piega le tue ginocchia davanti a Gesù. Stai con Gesù, cammina con Gesù, la via, la verità e la vita. Fidati di Gesù in tutte le situazioni. Voi vi ricordate della festa delle nozze, dove volevano confidare in Maria, la mamma di Gesù, la cosiddetta Madonna, che non è Madonna, è solo una donna semplice usata da Dio, e andarono a Maria a dire: di a tuo figlio di fare dei miracoli, hai finito il vino. E Gesù gli disse: che fai fra me e te, o donna? L'ora mia non è arrivata. E questo è lo sbaglio che fanno. Vanno a Maria, vanno i santi, vanno qui, vanno quell'altro, vanno i maghi, vanno i morti, vanno a destra e a sinistra. Mio figlio di Gesù. E Gesù ha detto: che per me te lo dono. E Maria ha alzato le mani, ha detto: fate tutto quello che lui vi dirà. I veri servi di Dio sono quelli che mandano a Gesù e dicono: no, fidiamoci soltanto in Gesù. Non lo so se convidi Maria, tu, se convidi un santo, un mago, ma la risposta è: fate tutto quello e mettilo là, riempite i vasi
E poi portatelo, perché ci sarà il cambiamento soltanto quando segui Gesù, soltanto quando segui la volontà di Gesù, soltanto quando fai la volontà di Dio, soltanto quando ti attieni a Lui e quando obbedisci a Lui ci sarà il miracolo nella tua vita, cambierà la tua vita, cambierà la tua situazione. Fate tutto quello che Lui vi dirà, alleluia. Che cosa stai ancora confidando nell'uomo, nelle persone? A pregare una statua, a pregare a destra e a sinistra, ma che cosa preghi? Che devi pregare a Gesù in spirito e verità, in vera adoratore, adorno Dio in spirito e verità. Fate tutto quello che Lui vi dirà. La teniamo confidati in Gesù. Hanno aspettato, i parenti dicevano, ma che aspettare, qui rompiamo il vino, la festa si sta rovinando. Ma rispose di essere no, aspetteremo Gesù. E poi quando arrivò l'uomo dice, ora attingete. Dopo aver riempiti di me, riempiti della mia parola, fidati di me, aspetta il Signore, fidati del Signore, aspetta i tempi di Dio. Questo significa la via, la verità e la vita. Significa che tu nel frattempo vai a non ti fidare del tuo discernimento e non avere paura, perché tu pensi che quello che farai ti darà benedizione e poi può venire a contorcersi contro di te. Aspetta i tempi di Dio. Aspetta i tempi migliori, che stai pensando alla tua mente, non ti far giocare dalla tua mente, ingannare da quello che il diavolo ti mette. Aspetta i tempi, l'ora mia non è ancora arrivata. Quindi non anticipare l'ora di Gesù, non fare le cose prima, fallo allora che Gesù dice, perché allora che Dio dirà, tu troverai la benedizione. Tu troverai che tu sarà benedetto e tu non affronterai situazioni avverse, perché nell'ora in cui Dio disse ora attingete, ci fu una grande benedizione. Attingi, se Dio dice attingi, ora attingi. Vedrai che saranno soddisfatti tu e gli altri. Perché il maestro di tavola dice, ma perché questo vino si è dato prima, così buono, il vin buono, si serve prima il vin buono, perché ai tempi di Dio. La situazione di Dio, non complicare, non rovinare, non scendere in Egitto, non fare a te sta tu, alle pressioni che stai avendo nella mente, la tentazione che stai avendo nella mente, che vuoi fare, vuoi anticipare. Non aspettate Gesù, gli dissero tutti i parenti. Se i tuoi parenti stanno dicendo non aspettare Gesù, non dare retta, se i tuoi pensieri, vai tranquillo, servi Dio, benedizioni scenderanno, lui è la via. Ed è il mezzo per farti conoscere Dio, perché Gesù ha detto: io sono la via, la verità, nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Ma mostraci il Padre, ma sono io il Padre, e io il Padre in me, io sono nel Padre. Vi dico questo: vedete le opere, chi crede in me farà anche di maggiore. Gesù è Dio, Gesù è uguale a Dio, che ha visto me. Visto mio padre, non è come dire il testimone di Geova, eh? Gesù è un Dio minore e il padre maggiore, no? Gesù e il padre hanno gli stessi poteri e sono uniti nella benedizione, nella grazia. Tu puoi avere la sicurezza, perché chi ti ha salvato è un sangue divino, chi ti ha salvato è Gesù. Però Gesù dice è per mezzo di me. Tu puoi ottenere tutto, puoi chiedere qualsiasi cosa nel mio nome e vi sarà dato. Quindi quanto è importante che tu possa riconoscere. Adesso Gesù, chiedete nel mio nome. Capisci questo? Che Gesù è stato elevato al di sopra di ogni altro nome. Per mezzo di Gesù tu puoi ottenere tutto. Per mezzo di Gesù, nel nome di Gesù, si pieghi. Ogni ginocchio, in cielo, in terra e in ogni luogo. Lui ha il potere assoluto, perciò il suo nome è stato elevato al di sopra di ogni altro nome. Gesù ti sta dicendo: non ti turbare, figlio mio, figlia mia, non ti turbare. Anzi, no, Madonna non è che dice così, sono gli uomini, sorella, le persone che dicono quello. Sono i religiosi, ma nella Bibbia mai dice una cosa del genere Dio e neanche la Madonna. Madonna non può parlare perché Maria è stata una donna benedetta da Dio, scelta, ma stava per presenza di Dio e non ha comunione. Non bisogna pregare la Madonna,
E quella è la Chiesa Cattolica che nel 1100 l'ha fatto diventare Madonna. Ma Maria è una semplice donna, è stata solo scelta per far venire Gesù al mondo, basta. Poi è il dogma cattolico che l'ha fatta diventare Maria, la fa diventare Assunta in Cielo, la fa diventare Madonna, Intercessora. No, 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 tutto negativo e non è biblico. Sorella, purtroppo. È la menzogna, abbiamo detto. Ci hanno detto tante menzogne, i religiosi. E il rosario è immondo, e il rosario è maligno, e il rosario non è da Dio. Il rosario attira solo i demoni, non è che scacci i demoni, nulla. Il rosario assolutamente negato dalla parola di Dio. Alleluia. La preghiera spontanea, Gesù ha insegnato. E aprire il cuore, alleluia. Sta solo uno strumento, Maria e basta. E non insegna questo, ma Maria ha detto: fate tutto quello che lui vi dirà. E Maria ha avuto bisogno anche lei di Gesù, perché ha chiamato al figlio Dio Salvatore, ha capito che lei è solo uno strumento, che è te fra me e te. Lei ha avuto il battesimo Spirito Santo, bisogna confidare solo in Gesù. Gesù è la via, la verità e la vita. Lo so, hanno dato quei insegnamenti sulla Enza, ma ora stai conoscendo la verità e ti farà lì da queste cose. Se hai dei rosari, allora toglili, lasciali, buttali, lascia stare il rosario, preghi in spirito, quella è la tua benedizione. Se il rosario non ti avesse dato pace, avrebbe dato in momenti difficili, ma il rosario non ti ha dato niente, la Madonna non ti può dare nulla, ma Gesù ti può dare tutto, e lui la via, la verità e la vita. Confida in Gesù, confida nel suo amore, alleluia. Non lo vogliono capire, lo so, stiamo spiegando, è che il Signore gli apre gli occhi, certo, aiutiamo, la sorella Enza è all'inizio, lei purtroppo ha avuto degli insegnamenti e sta, grazie a Dio, facendo un cammino e gloria a Dio, sta accettando, questo è bello, Enza accetta, i consigli della parola del Signore e preghiamo per la nostra sorella Enza, che lei possa confidare in Gesù, confidare, che Dio la possa benedire questa sorella che sta conoscendo la verità e che il Signore la sta liberando e anche stasera il Signore la vuole liberare. Signore libera sorella Enza, qualsiasi rosario, qualsiasi cosa. Sì, ho capito, sorella, tranquilla, tranquilla, è vero. Ho capito ed è giusto quello che dicevi tu. Alleluia. E quando ci sono persone, Saveria, che anche cattoliche, vogliono imparare a capire la verità, noi dice, dobbiamo insegnare, avere pietà di loro e spiegare la parola del Signore. Non sapevo tutto questo, che il Signore veramente possa avere benedizioni per questa sorella e per quanti altri ancora sono legati a queste tradizioni e falsità, purtroppo, a volte ingenua. Persone che non hanno insegnamento, ma gloria a Dio, grazie Signore, grazie che No, dai gloria a te, Gesù. insegnamento alla nostra sorella e quanti altri, Signore, ascolteranno, se ci saranno altri che stanno confidando in tante cose negative, vogliamo te, tu sei la perla preziosa e ci dai vita. La te di Gesù conclude, così concludiamo, che chi mi ama osserverà i miei comandamenti e io il Padre mio. Faremo di nuovo, adesso mi lo fratelli, la consolazione che Gesù ha dato è che hai un padre, quindi hai un padre, puoi rivolgere al padre. Fratelli, la consolazione è che hai una casa, un sistema, hai un padre che ti provvede, ti dà tutto. La consolazione è che Gesù è la via e la verità, che puoi seguire Gesù e non sbaglierai mai. La consolazione è che hai un mezzo, Gesù, per farti conoscere Dio. E Gesù è stato costituito Signore di tutto, autorità in tutto. La consolazione è che tu puoi mantenere la vita mediante l'obbedienza, e mediante la conoscenza, e mediante la dimora, la preghiera, mantenendo la relazione. Come a dire Gesù, mantenete la rivelazione, mantenete la comunione, la relazione. Non uscite fuori dal mio messaggio e dalla mia parola. Vogliamo veramente pregare per quanti sono
ancora nella cecità, per quanti sono ancora nelle situazioni avverse, lontani da Dio, lontani dalla benedizione di Dio, per quanti sono nelle cose negative, vogliamo dire, Signore, aiutaci affinché stiamo con Te, affinché stiamo nella verità, vogliamo stare, oh, alleluia, grande Padre, aiuta questo mondo che perisce, aiuta noi a perseverare. Se c'è qualcuno che ha turbamento, paura, ansia, Signore, nel nome di Gesù, ti preghiamo di liberare, di mettere consolazione ad ogni fratello e ad ogni sorella. Signore, libera la loro mente, libera il loro cuore. Ti prego, Dio, in questo momento metti pace, metti amore, ogni spirito di turbamento, ogni spirito di angoscia, ogni spirito di paura, di tristezza, sia tolto da te, sorella. Tutto quello che il diavolo ti ha messo, tutto quello che il male ti ha messo, ora nel nome di Gesù, io prego per te, sorella, e prego per te, fratello, e tu possa riuscire.